Ragazzuoli, buongiorno a tutti. Allora, sono con quel metal che avevo pubblicato lo short, Son Poe. Ragazzi, preso su Amazon al prezzo di 100 euro, ragazzi. Sfido qualsiasi metal detector a 100 euro che fa quello che fa sto metal. Lo sto testando sti giorni. Prima di fare il video ho voluto provare per bene, per bene. Tanto qui c'è poco da... è semplicissimo, è come un garrettino. E l'ho testato, ragazzi, e per 100 euro sul mercato, secondo me, non c'è di meglio. Mi ha fatto trovare un sacco di roba su posti strabattuti. Vuoi coincidenza, vuoi quello che ti pare, ma il metal, ragazzi, va veramente una bomba per quello che costa. Certo. Se mi cercate in metal che vi fa 40 centimetri, vi dico no, perché questo per una moneta, un vittorione medio grande, ti fa 25 centimetri. Ragazzi, ma sotto i 20 centimetri non gli sfugge niente, iper stabile, iper preciso. Ora vedrete, sperando di trovare qualche target buono, che questo è un campo che io già, ho già fatto. Campo a sodo, ragazzi, mineralizzato, iper duro, con l'erba alta. Adesso non vi rendete conto, ma c'è l'erba alta. Allora, semplicissimo. Con questo si accende e si spenge. Tenendo premuto questo, si attiva la retroilluminazione dello schermo. Pisandolo una volta veloce, si va a regolare il volume. La sensibilità, qui ci darà l'ID. E qui ci sono i vari programmi, stato della batteria e la profondità. Ragazzi, c'è tutto quello che serve. Per chi comincia, ragazzi, credetemi, è un metal 100 euro, cioè, eccezionale. Che poi se abbinate anche il pinpointer, sempre su un Poe, 30 euro. Con 130 euro, ragazzi, avete tutto e avete un metal che va bene. Molto meglio di qualche altro metal adesso senza fa nome, de anche de 200 euro, anche più. Dunque, metal ragazzi acceso e sensibilità al massimo. Partiamo. Guardate, qui è l'erba alta, eh. Cioè, è veramente muto sto metal, muto. Andiamo. Questo è ferro, ragazzi. Guardate la velocità. Micidiale, micidiale sto metallino. Guarda, sti giorni che poi io, avete visto che metal c'ho, non è che c'ho anche metal, insomma, importanti. Io mi ci sto divertì come un bambino piccolo, uguale. Cioè, mi ci sto divertì come un matto. Nonostante a caso metal che costano 10 volte di più, ma anche 20 volte di più. Dunque, ragazzi, di che parliamo? Guarda, ho voluto prendere sto metal, ragazzi, perché io il pinpointer ce l'ho tutti, i pinpointer che sono commercio, ma uso sto Son Poe perché se tu fai anche i test in aria, che per carità non voglio un dì, ma anche sul terreno io lo vedo, ragazzi, li mangia tutti. Ragazzi, prendete le monete da euro, da due, fate col centimetro, con il metro, tutti i test che volete, ragazzi, li mangia tutti e costa 30 euro. Su terreno uguale, cioè è una bestia. Allora ho detto fammi provare il metal tante le volte, no? Mi ero un po' dubbioso, cazzo, l'ho provato, ragazzi, e mi ha confermato com'è il pinpointer, anche il metal, ragazzi, è una bomba. Cioè, 100 euro, ragazzi, 100 euro. Non ci prendete anche un pinpointer delle altre marche, no? Più blasonate. Ah. Tutto telescopico, ragazzi, tutto telescopico, leggerissimo, va con due batterie da 9 volt, anche il bracciolo, guardate, telescopico. Andiamo a vedere. Ferro, ma è la stabilità, ragazzi, è la stabilità. C'è uno che comincia adesso, vuole comprare un metallino che va bene, che costa poco, ragazzi, io veramente, cioè, non lo consiglio, lo straconsiglio. Con 130 euro voi fate metal e pinpointer, ragazzi.
Ecco, questo metal nid un po' sballato, ma va scavato, eh. Vediamo un po'. Guardate che terreno duro, eh. Guardate, ragazzi. Ah, poi c'è il pinpointer, anche il pinpointer. Io perché sui metal, ragazzi, il pinpointer non lo uso mai oramai. Cioè, non... Però c'è anche il pinpointer volendo, eh. E l'ho testato ed è molto, 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 molto preciso. Allora. Pezzettino di piombo, ragazzi. Ok. Si ricopre la buca. Io qua è 3 giorni che ci esco con questo metal. Ieri ci ho fatto dalle 7:30 di mattina fino a tipo le 6 di sera. Oh ragazzi, io mi sono divertito come un bambino piccolo, ma una roba incredibile. Metal cinese, ragazzi, ma di che parliamo? Io mi ci sono divertito come un bambino piccolo. Abbiamo fatto trovare diversi target, ragazzi, su un campo già finito, mineralizzato, coi cocci, ragazzi, va. Che gli vuoi dire? Va. Punto. Ma la stabilità, ragazzi, la stabilità, la velocità, guardate, ragazzi, cioè, ragazzi, ragazzi, questa è l'erba alta, non so se riuscite a vedere, guardate. Ripeto, se cercate profondità 40 cm, ragazzi, non è questo. Se cercate il petrolio, non è il metal giusto. Ma se cercate oggetti sotto praticamente, anzi, entro i 20 cm, che la maggior parte so entro i 20 cm, ragazzi, micidiale. Guardate, lo sto sbattendo sull'erba, niente, muto. Spettacolare. Mi sono innamorato di questo metal, ragazzi. Mi sono innamorato. Questo, ragazzi, è un campettino che io l'ho fatto, lo faccio da anni, dunque c'è più poco. Però l'ho portato qua oggi per far il video, proprio per vedere un attimo se... Schermo retroilluminato, schermo grande, fantastico, iperleggero, telescopico. Ragazzi, ci sono metal sul commercio a 200-250 euro. Ragazzi, non fanno quello che fa sto metal che costa 100 euro, non lo fanno, ma anche la struttura stessa, con quei pali della luce al posto dell'asta, con quei suoni del cazzo, ragazzi, incredibili, che sembra di essere in chiesa, sembrano le campane della chiesa, no? Che, per carità, una volta, parliamo di 15 anni fa, così 20 anni fa, no, erano qualità prezzo, ma adesso, ragazzi, superati, cioè superati da metal cinese, ragazzi, che costa la metà, anche più della metà.
E tante delle volte mi capita di volerlo provare. Mi raccomando, quando gli di ve da 30 in su, anche se ve passa da un 40 a un 30, che perciò anche ferro di mezzo, ragazzi, scavatelo sempre, che può essere una monetina fina, 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 dettaglio. E ieri, ecco, qualcuno me l'ha fatta trovare. Dopo, gli altri oggettini non sbaglia niente, però se una monetina di taglio, mai te parlo, no, del Vittorione di taglio, quello si sente bene, ma le monetine quelle fine, 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 avete capito, di taglio, ve le suona magari in profondità misto ferro, dunque da 30 in su, ragazzi, voi scavate tutto, tutto. Dico, c'è l'erba, ragazzi, si spazza veramente malissimo, c'è l'erba altissima, poi dura, dunque si incastra la piastra. Quasi più poco, ragazzi, se vuol dire quasi niente, che non è che sono l'unico che ci viene da anni qua, dunque è strafinito sto posto. Proviamo, ragazzi, a mettere una monetina sottoterra, che come vedete il target qua, a parte il ferro de buono, c'è più poco. Con quest'erba non si riesce neanche a spazzolare. Però situazione difficile, anche in mezzo all'erba, anche sbattendo la piastra sui rami, se ne frega.
il ferro c'è, quello ovviamente si lascia sempre. E accendi vai ragazzi, zero pensieri, accendi e parti, senza tanti sbattimenti. Io penso che quando ho cominciato avessi avuto un oggettino così a sto prezzo, sarebbe stato un sogno. Prova a mettere un oggettino qua sottoterra, dato che target buoni ci è rimasto poco. E ragazzi, non si buca, guardate ragazzi, è muro, è cemento, mamma mia che lavoro. Allora, buchettino ragazzi, vediamo più o meno quant'è. Sarà più o meno una ventina di centimetri. Sì. Anche meno. Diciamo 15-17 centimetri più o meno. Vediamo se riusciamo a andare su un pochino di più, ma ripeto, non si buca. Ok ragazzi, dai, saremo su, ecco, 17 centimetri più o meno. Ecco, sì, sui 17-18 centimetri, va bene, così vediamo. Vediamo se c'è qualche monetino. Allora, aspettate, vediamo un po'. Se si trova qualcosina, okay. Vediamo. Ecco ragazzi, c'ho il liscione, monetina piccolina. E vediamo. La sambuca, ricopriamo.
Vediamo. Guardateli lì, ragazzi. Monetina piccola, eh? Non è un Vittorio, un euro, 2 euro, è più piccolina, eh? Finita. Guardate. Guardate. Ragazzi, è micidiale. Cioè, c'è poco da fare. È micidiale. Ripeto, mi ci sto divertendo veramente tanto. 3 giorni che ci esco, ragazzi, eh. C'è un sacco di metal, potrei prendere. No, no, esco con questo, me da gusto. Se l'avessi provato il primo giorno che non mi piaceva, ragazzi, l'avrei lasciato lì a prendere la polvere, ma veramente, veramente mi ci sto divertendo tantissimo. Preciso, troppo preciso, silenzioso, leggerissimo, telescopico, schermo enorme, bellissimo. Che figata, ragazzi, che hanno fatto. Ma me l'immaginavo, vedendo come va il pinpoint, era 30 euro, cioè. C'hanno un ingegnere, ragazzi, che sicuramente gli fuma i coglioni. Passatemi il termine. Guardate sta moneta, eh. Cioè, ragazzi, non so se rendo l'idea. Cioè, guardate quanto è piccolino. Sembra che c'è 20 centimetri lì, eh. Guardate la buca, eh. Micidiale, micidiale. Dai, proviamo a fare un altro pochino di ricerca vera. Si richiude la buca. Solo che, ragazzi, come ho detto, qui è finito. Non c'è rimasto niente. Niente. Io adesso sto usando il metal, dunque tutto aperto. Dopo, se uno vuole, c'è custom, gioielli e memory. Ferro. Questo, ragazzi, il metal è uscito la settimana scorsa. Quando l'ho preso io su Amazon c'aveva 128 stelle, 128 recensioni col massimo delle stelle. Ci ho guardato ieri sera, quando l'ho preso io era un'offerta e l'ho pagato 108 euro. Ci ho guardato ieri sera, mi pare costa 149 con 30 euro di sconto, comunque 119 euro. Da 128 recensioni che c'erano, ieri, su una settimana, ci sono arrivate 3.500, quasi tutte 5 stelle. Ci sarà un motivo, ragazzi. Ci sarà un motivo. Il motivo è che non sono l'unico che l'ha provato e non sono l'unico che ha dovuto, diciamo, sparge voce, perché è una cosa impensabile che il metal da sentiero fa sti numeri. Veramente. Ragazzi, a me non mi paga nessuno, come vi ho sempre detto, non è che mi paga su un po' che faccio sto video o Amazon. Io l'ho voluto fare per dare la possibilità magari a chi non ha tante possibilità economiche, oppure che vuole partire con metal, non sa che prende. Ragazzi, andate qua, non troverete di meglio sul mercato. 100 euro, neanche in pinpointer ci prendete, ragazzi. 130 euro vi fate pinpointer e metal. Siete a posto, non avete bisogno di altro. Vi divertite come i matti, credetemi. Ve lo dice uno che i metal ce l'ha tutti. E ha avuti tutti. Dunque, vi dico che va, ragazzi, va. Poi. Cioè, guardate. Ragazzi, guardate la velocità. Oh, ma di che parliamo? Roba, è roba, ragazzi, è roba. Questo penso che per quest'inverno, per carità, faremo i test qua, altri metal, certo, quello è normale, ma io penso che in ricerca vera quest'inverno userò questo. Mi ci sto diverti troppo. Ecco questo.
vedete che vi ho detto, sopra 30 va scavato perché a volte magari oggetti tanto in profondità, vedete che da me sto ferro, però c'è anche il buono de mezzo, vedete? Questo è un segnale che va scavato, sotto 30 ragazzi è ferro, garantito. Però questo è un segnale che va scavato. Guarda, vi faccio vedere il pinpointer. Vedete? Adesso com'è? Eccolo, guardate, eh? Ecco, è proprio sul cerchietto, vedete? È proprio in mezzo a quel cerchiettino. Vediamo. Vado un po' largo che se è una moneta che gli do una botta così, probabilmente ragazzi è un altro pezzo di piombo, sicuro, non si sa mai. Ragazzi, cioè, guardate che mi ha fatto trovare. Cioè, è un pezzettino di piombo. Ragazzi, guardate. Cioè, guardate quanto è piccolino. Guardate, ragazzi. Roba incredibile. Guardate il mignolino, eh. Guardate. Cioè, ma di che parliamo? Ieri mi ho fatto trovare, ragazzi, le monetine su un campo finito. Sapete che vuol dire finito? Mi ha fatto trovare le monetine fine, che sembrava un velo. Sembravano un velo. Era meglio se portavo via la piccozza, ragazzi. Era molto meglio. Guardate ragazzi, pezzettino di bronzo. Pezzettino di bronzo.
Oggi è caldino, ragazzi, eh. So con la felpa, però un po' mi sa che devo toglierla perché. Ah, un po' di ventino, non fa mai male. Ragazzi, scrivete sui commenti che ne pensate di sto metallino. Datemi feedback. Poi ragazzi, se avete la possibilità, credetemi, provatelo. Provate sto metallino. Qua non c'è spazio, guardate che erba, ragazzi. Erba dura, alta. Qua è sporchissimo, pieno di ferro, pieno. Specialmente la parte quella lì. È piena, piena zeppa di ferro. Se lavorate ragazzi nel metal, mi raccomando, guardate sempre l'ID, perché anche loro sta roba ve lo dà, non ve lo dà a ferro, ve lo dà qua su 5 centesimi, però il tono è sempre quello del ferro, mi raccomando. Se no, se volete chiudere il ferro andate in gioielli e lì siete a posto, sapete anche se vi suona, è tutto buono. Però se usate nel metal come lo uso io, quando ve suona dal tono basso guardate sempre perché loro, nonostante ve dà l'ID alto, il tono è sempre quello del ferro, mi raccomando, guardate, faccio vedere la mia fede. Sentite ragazzi, dopo dipende come la prende, ma ecco, mi raccomando, guardate sempre l'ID e scavate sempre da 30 in su, scavate tutto, anche se fate una buca in più, ma scavate tutto da 30 in su, perché ripeto, può essere una monetina di taglio, può essere una monetina fina fina più in profondità, mi raccomando, per non perdere niente. Comunque ieri, ripeto, ho fatto dalle 7, 7 e mezza, adesso fino alle 6, alle 7 di sera, e ho scavato solo due chiodi, ma due chiodi ragazzi che erano con la testa del piatto arrugginiti, altrimenti non mi ha fatto scavare nessun tipo di pezzo di ferro, pezzettino di ferro, chiodino, niente, micidiale. E sono stato ragazzi in ricerca tutto il giorno. E due batterie da 9 volte ragazzi durano e tanto. Guardate. Ho consumato una tacca tutto il giorno, a ieri. Che
me se non ieri mattina, che quelle che c'aveva dei suoi originali, quelle le ho finite. Ci ho fatto 2 giorni pieni, tutte le giornate, ma hanno durato 2 giorni pieni. Perciò su, diciamo, Sepoldina 25 d'ore, via. Questo l'ho messo in 9 ieri mattina, ci ho fatto tutto il giorno ieri e un po' stamattina, ecco una tacca. Con queste ci posso arrivare stasera tranquillamente, senza cambiarle. Non sono ovviamente le buche aperte. Abbattimento automatico, ragazzi, qua da solo, non c'è bisogno di fare niente. Mi sto avvicinando al posto sporco. Non c'è neanche più un target, ragazzi, neanche uno. Ma lo sapevo, tanto non è che. E poi ve lo farò vedere, questo è un campo sodo, terra dura, mineralizzato. Ve lo farò vedere anche su un campo lavorato, vi faccio vedere come lavora. Ieri l'ho provato e vado a dire, era anche abbastanza lavorato de grosso. Ragazzi, il ferro che c'è. Velocità. Ora, ragazzi, voglio prendere il Versa per fare qualche test, vediamo. Sono un po' indeciso. Da qualche video che ho visto, che poi per carità, io voglio sempre provarli prima di parlare. Però dai video che ho visto mi sembra proprio un Atrex, né più né meno. Adesso vediamo, un Atrex magari subacqueo, ma come elettronica mi sembra uguale. Però lo devo provare, infatti adesso vediamo se lo prendo, se non lo prendo.
Vediamo un po'. E alla fine, ragazzi, la moglie le butta fuori di casa e butta via le chiavi, eh. Dunque, vediamo un po'. Siamo a 40 minuti, 41, io ragazzi direi di staccare, tanto quei ragazzi non c'è più niente, non c'è più niente, a parte il ferro che abbiamo lasciato, il resto il buono qui non c'è più, target buono non c'è più niente, ma neanche pezzi di latta, pezzi della mierina, anche perché io quando li trovo ragazzi lì li metto dentro la borsettina, poi li butto via, dunque pezzi di piombo uguali, tutto quello che trovo io prendo e lo butto via. Invece tanti ragazzi, sai quante volte mi capita che vado su campi, magari vedo magari una buchina, sembra una buca già fatta, ci passo sopra, sono buono, io ragazzi controllo sempre perché c'è tanta gente che magari perde l'oggetto, oppure c'è un metal che non va e lascia dentro la buca. Io controllo sempre, cioè quante volte trovo pezzi di latta, piombi. Vuol dire che la gente vede che è piombo, vede che è latta, invece di metterlo in tasca e buttarlo via come la normalità, come dovrebbe essere, no, lo rimette dentro la buca. Io a beccarceli, a tagliargli proprio le mani col macete, ecco, molto leggero, molto tranquillo, easy. Però io non sopporto. Non sopporto chi non chiude le buche, non sopporto chi ributta la roba dentro. Ragazzi, che ve costa, butta via, voglio dire, trovate un po' di lattine o lamiera, tappi, quello che sia, metteteli sulla borsettina e li buttate. E ne trovo diversi in giro, ragazzi, ne trovo diversi. Ripeto, se li becco io gli taglio le mani direttamente, così almeno dopo non vanno né col metal e neanche ributtano la roba dentro. Ora ragazzi torno alla macchina che cambio posto anch'io, tanto qui non c'è più niente. Cambio posto, vado fino verso le 11 e mezzo così, anche perché dopo devo entrare a lavoro fino a stasera alle 9. Vi voglio far vedere come discrimina, come chiude il ferro, eh. Qui c'è un pezzettino di ferro. Vado su gioielli e ciao ciao ferro. Bene ragazzi, via. Dai, 45 minuti, ho fatto vedere il metallino. Eh? Che chicchina. Sono innamorato. Mi sono innamorato. È una chicchina. Fantastico. Bene ragazzi.
Ci vediamo al prossimo video. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.